Eccoci di nuovo qua, buon pomeriggio a tutti, un abbraccio a tutti quanti voi, eh? Che mi scrivete, che siete già vecchi, ecco come lo sono io, noi sappiamo, siamo già del mestiere, ma bisogna insegnare a questi giovani anche, per quanto uno sa, sempre nella prudenza, come si avvicina a questo mondo, come si ricaricano anche le cartucce, ecco. Io lo ripeto sempre, quando voi volete provare, vi avvicinate a questo mondo. Se non siete capaci, che volete provare, fatevi sempre affiancare da qualcuno che ne sa più di voi, ok? Con degli anni sulla schiena di ricarica, penso che qualche amico, qualcuno, magari un parente che carica anche da vedere i primi passi, perché è facile e non è facile, ok? Io purtroppo, come ripeto ogni tanto, mi sono trovato più avvantaggiato per il semplice fatto che io vengo da famiglie, cioè da mio nonno, mio padre, vengono da famiglie proprio di cacciatori e caricatori. Ok? Allora ragazzi, bisogna avere sempre prudenza quando si fanno queste cose, sempre, eh? Non è, come ripeto sempre, non è un gioco. Allora, visto che si parla sempre di cartucce a palla, voi mi scrivete, ma le cartucce a palla si fanno, non si fanno, le fai, non le fai? Sì, faccio anche queste qua. Ecco, ogni tanto faccio anche queste. Allora, qui vi facciamo tre tipologie di polvere, ok? Facciamo la DNA, la ciambellina, la sipe, anche l'S4, poi facciamo la sipe, poi io vi do la carica dell'S4, la sipe e la tecna, va bene? A palla. Allora, i boccioli che utilizzo sono di tipo 3, da 70 mm, innesco 6 e 16. Ok? Allora, io adesso mi metto. Dai ragazzi, che piano piano si sta avvicinando, eh. Allora, io adesso le segno così perché dopo ci devo mettere un segno. Faccio la D, DN, S, Sipe, e T, faccio Tecna. C'è molta differenza fra le tre, eh? Allora, partiamo con la Tecna. Questa splendidissima polvere, che non ne puoi fare a meno quando la provi. Allora, la carica che farò è 2 grammi e 15 di Tecna. Diciamo che siamo intorno ai 470-480 metri al secondo, ragazzi. Una bella velocità. Due e 15. Partiamo con la Tecna. 2 e 15. Ecco, ci mancava anche quello che vende. Queste cose succedono in diretta, ragazzi, eh. E patane e cipolle, eh? Va bene, non so se sentite il cambio, quello che vende, che sta passando sotto casa. Allora, come ripeto, carichiamo la Tecna 2,15. Palla della Gualandi da 32 grammi. Secondo me una delle migliori che ci sono sul mercato al mondo, come potenza, penetrazione e come resa letale sugli animali. Quando avete fatto, soprattutto per i nuovi anche che vogliono provare, quando avete fatto, mandate giù la palla. Ecco qua. Poi le chiudiamo dopo. Tanto c'è scritto di cosa si tratta, ok? Allora, adesso passiamo alla sipe. La sipe faremo grammi 1,80. C'è gente che fa anche molto di più, ma io no, non mi spingo. Non ne vale la pena. Sono cartucce queste qui veramente da 1,80, veramente tremende, che non danno scampo agli animali, eh. Un grammo e 80 di sipe. Adesso facciamo la sipe, ecco qua. Così facciamo queste tre tipologie, più o meno vi rendete conto.
Questa qui è la sipe. Sempre la stessa palla della Gualandi. Andiamo giù. Ecco qua. Adesso prepariamo 1,80. Ecco, la dose già c'è. Prepariamo grammi 1,80 della DNA Ciambellino. Potete vedere, ok? La vecchia DNA, eh? Eccoci qua. Qua mettiamo lo stesso la palla della Gualandi, che più o meno con la Gualandi sono quasi uguali, con la Tecna. Allora, iniziamo. Chiuderò la differenza fra che la sipe è più vivace, della Tecna e della DN. Quindi chiuderò le prime due, Tecna e DN, a 58. Mettete un goccettino d'olio che vi facilita un po' la chiusura. Vedete? Questa macchinetta qui realmente va perfette. Adesso vediamo. Vedete? 2 mm sotto, guardate, 2 mm sotto la punta del bossolo. Questa è la Tecna. Adesso chiuderò la DN a 58, visto che viene una DN che va un po' pressata, viene giusta pressata. Eccola qua ragazzi, questa è la DN. Va bene? Vediamo se corrispondono, ma dovrebbero corrispondere. e 17 sono i decimi, 58 come potete vedere. Adesso la sipe invece la chiuderò a 58 e mezzo, eh. Eccola qua ragazzi, tutte perfette sono venute, questa è la sipe, eh? L'avevo scritto già, quindi non mi posso sbagliare. Adesso poi ci farò un'altra scrittura sopra da ricordare. Eccola qua, queste due, questa è quella, l'avevo fatta prima, una della Tecna, sono due della Tecna, guardate, sono venute perfettamente. Allora, poi ovviamente, potete vedere, con calma si fa tutto ragazzi. Questa è una cartuccia a palle, dei pallettoni è inutile che ci sono anche i video, è inutile che vi faccio vedere. Allora, se avete l'S4 potete fare con l'S4, però non fate 1,80, ok? Partite da 1,70 con la palla Gualandi, va bene? E chiudete a 58 e mezzo, ecco. Se avete dell'MB, per esempio la vecchia MB, quella da tabacco proprio con la scatola rossa, portatela a 2 grammi, ok? Magari anche partite con 2 grammi, vedete come vi sembrano. Va bene, quella palla sempre da 32 grammi. Poi Gualandi o potete mettere la palla a cervo. Sto parlando sempre di palle da 32 grammi, ok? Poi se usate altre polveri dovete vedervi le tabelle, vedete un po' oppure chiedete. Ecco, io adesso non so come suggerirvi perché visto che non ne faccio uso, quindi
io vi dico di cosa ne faccio uso e quindi so la potenza che hanno. La cippe sono veramente veloci e sono come cartucce, chi le spara e chi se le fa sa che sono devastanti. Poi non parliamo poi di quelle della Tecna. La Tecna si può caricare con 2 grammi, 2 grammi a 0,5 anche, ok? O 2,10, ma con la palla da non da 32 ma da 40 grammi. Voi ve lo immaginate? Quella da 40 grammi, quella è un'ammazzata, ok? Animali magari da 20 o 30 metri nel bosco. È come se tu, per esempio, mandi uno a buttare giù una parete, con la mazzetta arriva quello da 40 grammi, facciamo finta, arriva lui, quell'altro che c'ha la mazza. Ecco, vi ho spiegato già la differenza fra la mazzetta e la mazza. Quella veramente è un'ammazzata, quando arriva addosso. Quella da 40 grammi, quella della Volandia. Ecco. Ok, le cartucce a palla si possono sparare, come ben sapete, anche in fucili strozzati, però sarebbe meglio usarli un po' meno strozzati per avere anche più stabilità e più precisione, ok? Perché là si trova nell'accordo, si deve subentrare, si deve stringere la palla, magari tende un po', magari anche un po' preciso lo stesso anche in traiettoria, però sarebbe meglio usare o canne cilindriche addirittura per il tiro a palla oppure poco strozzati, va bene? Poi se si spara in 2 stelle, una stella, non è che succede niente, però per avere una resa un po' superiore bisognerebbe tirarle con quei tipi di canne, ok? Io c'ho il Beretta, il mio mulo, lui c'ha la canna per il tiro a palla, ok? Però io uso poco o niente quel fucile, io ho il mio vecchiotto, il mio sovrapposto, ecco, la maggior delle cacce, diciamo tutto l'anno, faccio tutto con quello. Queste, e niente, del resto ragazzi, poi ci vediamo ancora un po' più là, vediamo se riusciamo a fare qualche altro video, ragazzi, se no poi facciamo il saluto, quando sarà il momento, ragazzi. Ok? Fra un po' si sta avvicinando, si vede poco, ragazzi, in giro si vede poco, però diciamo che qualcosa ho visto. Ecco. Peccato che qua in Calabria non hanno inserito la tortora, per evitare il ricorso al TAR, per il semplice fatto che magari hanno paura di fare il ricorso. Poveri noi, in che mani siamo, con queste associazioni. Vabbè, ragazzi, quello che interessa sinceramente la caccia è quando si apre e quando si chiude, ok, ragazzi? Allora, ragazzi, sempre con il cazzo delle campane, più o meno vi siete resi conto, soprattutto io mi rivolgo ai nuovi, ai vecchi non c'è bisogno, ecco, ai vecchi lupi non c'è bisogno di consigli, ok? Cerco di fare quel che posso più che altro per questi giovani ragazzi che si avvicinano, che mi scrivono veramente in tanti, e cerco di fare del mio meglio per rispondergli. Purtroppo ve lo ripeto, se quando vi avvicinate dovete sempre farvi affiancare da qualcuno bravo, che vi fa magari vedere i primi passi, e poi piano piano iniziate anche da soli, oppure iniziate da soli, però che almeno vi guardi una persona che magari se la capisce, ok? Ecco. Una buona serata ragazzi, un buon fine settimana a tutti voi e alle vostre rispettive famiglie, un abbraccione di cuore da Vincenzo a tutti voi ragazzi, e sempre in gamba, Un saluto da me, da questa splendida terra che è la Calabria, dalla mia cameraman che c'ha tanta pazienza e mi segue, posso dire che è brava, un saluto, saluto agli amici. Poi? Ciao a tutti. Sempre in gamba. Ecco, e sempre con le campane? Dure. E in gamba ragazzi, eh?